Luca Marchisio, capitano, campione del Bra. Finiamo l'intervista che abbiamo fatto a Pinerolo mercoledì. Ci avete creduto, nonostante i tanti cerotti, la squadra, Scudaciotti è entrato in 10 minuti e ha fatto la differenza. Però oggi forse la differenza vera l'avete fatta là dietro sempre voi due, tu insieme al tuo disco. Raccontaci un po' di questo gruppo di cui tu sei il leader, si può dire. È un gruppo fantastico, perché ci abbiamo passato durante la stagione molti momenti di crisi all'interno dello spogliatoio e anche quando non riuscivamo a esprimere il nostro calcio. Però siamo riusciti sempre a restare tranquilli, grazie all'aiuto soprattutto del mister, che è 3 anni che è con noi e ci ha sempre spronato, ci ha sempre cercato di tirare fuori il meglio di noi, e devo ringraziarlo davvero tanto. E poi devo ringraziare tutti i miei compagni, sia quelli di reparto che tutti gli altri, perché individualmente ognuno ha dato tutto cosa poteva, anche quando non ce la facevamo più, anche quando era dura, soprattutto a Pinerolo, tranne anche al ritorno. Qua soprattutto anche perché Chieri sono una bellissima squadra, hanno giocato molto molto bene. Siamo stati bravi a soffrire, a cercare di contenerli il più possibile, e poi quando è stato Squillaciotti in 10 minuti è riuscito a fare la differenza, quindi grazie anche a lui. E nonostante il male, nonostante che poi anche il Cavaliere, nonostante aveva male anche lui, è entrato, ha fatto bene. E quindi niente, devo ringraziare tutti, la società con la quale adesso abbiamo la scommessa, abbiamo fatto. E ripetiamola un po', cosa fa la società adesso? Ci pagano la vacanza tutti. E quindi finiamo in bellezza quest'anno, che raggiungendo l'obiettivo che ci eravamo prefissati inizio anno con il mister e con tutto lo spogliatoio. Io invece volevo chiederti, tu porti la fascia da capitano e questa sai meglio di tutti che è una responsabilità in più, e oggi non è una partita come le altre, ma tu che cosa hai detto qualcosa al tuo gruppo da capitano? Ti sei sentito più preso in causa? Hai detto qualcosa prima di entrare durante la partita per spronarli, per tenerli sempre al 100%? Sinceramente no, perché ero fiducioso nei miei compagni, era una partita che non serviva praticamente a niente stimolare, cerco le parole, perché era una partita che 3 anni fa ci siamo lasciati sfuggire, e quest'anno tutti, compresi quelli noi, volevamo il titolo a tutti i costi, e quindi non è nemmeno servito, non è nemmeno passato per là. Il momento della stagione in cui hai capito, ce la facciamo, in cui sì, può anche essere magari l'intervallo di oggi, non lo so, però in cui ti sei detto questa ce la facciamo, quest'anno ce la facciamo. A Pinerolo, quando abbiamo giocato la prima partita in casa, nonostante abbiamo sofferto, siamo riusciti a non subire gol, e poi soprattutto quando là, nonostante il rigore sbagliato, nonostante innumerevoli occasioni sprecate, siamo riusciti comunque a portarla a casa, anche se ai rigori, e allora lì davvero ci credevamo sempre di più tutti.